Candidato sindaco del centrodestra Filippo Paolini, oggi la presentazione della lista di Forza Italia che insieme all'UDC e Autonomi e Partite IVA ha deciso di sostenere la sua candidatura a sindaco. E all'interno di questa lista ci sono anche un paio di candidati identificabili con la lista Sgarbi. Hanno voluto correre insieme per una sorta di identità anche politica e culturale. E naturalmente li ringrazio. Enrico Seppantoni prima ha fatto un passaggio di questa struttura moderata che un po' si sta creando in tutta Italia, quindi potremmo essere anche un laboratorio noi. Sì, io nel programma ho scritto Lanciano 2026, qualcuno ha scritto anche Lanciano 2031, ho visto nel programma del centro-sinistra. In realtà nel 2026 si tornerà a votare, quindi è giusto fare un programma quinquennale con delle azioni concrete. Ho scritto anche nel programma la concretezza di alcune azioni, per cui al di là dall'iniziare con la riorganizzazione della macchina amministrativa, che secondo me dall'esterno penso possa avere qualche problematica sulla quale bisogna incidere, ma per il resto guardare il 2026, perché è giusto programmare 5 anni. Il passato, io ho detto prima degli amici che parlo di ritorno al futuro. C'è un titolo di un film famosissimo che mi sembra sia anche il nostro caso. 160 candidati, dei quali quasi il 90% sono la prima esperienza amministrativa, per cui è evidente che stiamo coniugando, che è quello che vogliamo fare, esperienza e rinnovamento. Consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, oggi qui a Lanciano per presentare la lista che si presenta alle prossime elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco Filippo Paolini. A Lanciano un centrodestra unito. Sì, Lanciano un centrodestra unito, mi sembra che in tutta la regione, soprattutto nelle cinque città dove si vota con la possibilità del ballottaggio, Forza Italia si presenta in tutti e cinque i comuni, tutto il centrodestra va compatto, quindi credo che insomma, sarà una competizione diversa rispetto a quelle passate. Ecco, Filippo Paolini è stata scelta come figura trainante di questa campagna elettorale, si è trovata la quadra diciamo, sulla personalità di Filippo Paolini dopo un periodo di confronto, perché? Ma si è trovata la quadra perché il centrodestra aveva la necessità di fare sintesi, di riconquistare una città che storicamente è di centrodestra, che è stata ben governata prima da Nicola Fosco e poi sicuramente da Filippo Paolini, e quindi avevamo la necessità di vincere questa volta. Non dimentichiamo che sia nel 2016 ma anche nel 2011 il centrodestra al primo turno ha stravinto a Lanciano, poi nel secondo turno abbiamo avuto alcune dei fai. Anzi, quindi riteniamo che chi oggi dava certezze amministrative, soprattutto garanzie di poter riaffermare il centrodestra, è Filippo Paolini, e quindi è stata una scelta sicuramente vincente. Ecco, i componenti nella lista ci sono, diciamo, sono andati a convergere anche esponenti dell'UDC e di altre associazioni. Sì, ci hanno chiesto di poter aderire, credo che la moltiplicazione di liste non favorisca un confronto serrato, ci siamo confrontati sul programma del sindaco, sul nostro programma, sono molto in sintonia, credo che con l'UDC a livello nazionale c'è ampia condivisione, partecipano alle elezioni nazionali con Forza Italia, hanno i gruppi all'interno del Parlamento, ma soprattutto storicamente fa parte del centrodestra, le partite IVA credo che siano una espressione, un'emanazione del centrodestra e di Forza Italia, quindi nessuna difficoltà a stare insieme. Ecco, Forza Italia diciamo che ha sposato un po' il progetto delle liste civiche che sono state le prime a voler sostenere Paolini. Nelle città c'è questa, non solo a Lanciano, un po' ovunque c'è questo civismo che si fa sentire rispetto a quelle che sono le necessità del territorio, un pochino forse che nei partiti tradizionali non vengono ben recepite, e quindi credo che bene ha fatto Forza Italia non solo a Lanciano ma ovunque ad aprirsi alle liste civiche, a prendere soggetti civiche che però si riconoscono chiaramente nel centro destra, che ci danno sicuramente maggiore spessore e soprattutto si integrano bene con l'amministrazione. Enrico Di Giuseppe Antonio, segretario regionale dell'UDC. L'UDC sposa il progetto realizzato da candidato sindaco Filippo Paolini e converge nella lista di Forza Italia.
Parto con uno slogan che i miei candidati hanno coniato: basta strappi, ricuciamo Lanciano. Significa che c'è bisogno di una città unita, forte, solidale, che porti benessere ad una realtà che ne ha bisogno come tutte le realtà italiane. Filippo perché? Perché Filippo ha l'esperienza, non risponde ai vertici ma risponde alla sua città ed è stata la scelta più giusta e migliore, che ha riqualizzato il centrodestra con le forze civiche moderate. Lanciano ha fatto nel passato esperimenti e laboratori politici che poi sono stati esportati a livello nazionale. Può darsi che torni la cultura popolare, democratica, una cultura che porti ad essere una città forte. Ecco. Creare un centro moderato? Sì, ma il centro già esiste, sta, come dire, rinascendo, perché c'è necessità di concretezza nell'amministrazione di una città. Lo dico come sindaco, ma soprattutto lo dico come una persona che nella politica ha impiegato soprattutto la sua coerenza ed onestà. Alessandro Abagnale, coordinatore regionale di Autonomi e Partite IVA. Perché la scelta di essere presente nella lista di Forza Italia per la candidatura di Filippo Paolini? La nostra scelta è quella di partecipare ovviamente alle elezioni proprio perché vogliamo rappresentare bene l'impresa. Abbiamo le idee chiare, abbiamo delle proposte concrete, non per niente all'amministrazione attuale abbiamo inviato una PEC, così come abbiamo fatto nei comuni di tutta Italia, in cui abbiamo richiesto l'istituzione di un assessorato dedicato agli autonomi e alle partite IVA e un relativo sportello. Perché giustamente, per fare un esempio, un genitore che decide di avviare un'attività per un figlio, vuole aprire un bar, può andare al comune, rivolgersi allo sportello, chiedere se ci sono dei finanziamenti, chiedere se c'è un corso da far fare ai propri figli e chiedere un'assistenza, perché chi decide di spendere i propri soldi, di investire nel proprio comune, merita il giusto rispetto. E questo è quello che deve succedere in tutta Italia. Ecco, per questo motivo insomma avete deciso di sostenere questo progetto di Filippo Paolini? Assolutamente sì, si è reso subito disponibile, abbiamo messo sul tavolo tante idee anche con i candidati, perché il nostro è un contenitore di idee, vogliamo portare avanti qualcosa di veramente diverso rispetto al comune.